Il derby di Marche è del Treviso. I biancocelesti di casa battono il Monte Prodeco 2-0. Decisivo l'1-2, siglato da Arcopinto e Sottovia al 28esimo e al 32esimo del secondo tempo. Prima assoluta per mister Romano Perticone sulla panchina del Treviso, che schiera una formazione con un baricentro un po' più alto, puntando molto anche sugli esterni. Irriconoscibile invece il Monte Prodeco di mister Vernucci, è venuta meno quella aggressività che ha sempre caratterizzato i biancocelesti, oggi ospiti al Tenny, ben poche soluzioni in avanti e una sconfitta che arriva certo per meriti degli avversari, ma il Monte non è assolutamente quello visto oggi al Tenny. Diamo quindi un occhio alla classifica. Il Treviso rimane sì quarto, sale però a 51 punti e complice la caduta del Bassano si avvicina a 2 punti ora dal terzo posto. Il Monte Prodeco invece rimane nono, rimane a 41 punti. La salvezza matematica è rinviata. Se la giocheranno gli uomini di mister Vernucci nelle ultime 4 gare. Anche se, bisogna dirlo, la zona playout è al momento a 5 lunghezze di distanza, quindi una posizione relativamente tranquilla. E andiamo dunque negli spogliatoi per sentire le parole di Mister Perticone e Mister Vernucci. Buona la prima, Mister Romano Perticone. Sì, Come l'hai vista da bordo campo? sono contento della prestazione, sono contento dell'atteggiamento, sono contento dei ragazzi, di noi, perché fino all'altro ieri ero uno di loro. È stato bello, bello a livello emotivo, veramente bello, perché esultare così durante i gol, esultare dopo, in una certa maniera ti fa capire che tra di noi c'è rispetto, stima, affetto, e questo è importante. Mister, oggi il monte non sembrava il monte. Sì, assolutamente vero. Sapevamo cosa andavamo incontro, abbiamo preparato la partita l'altra settimana in un modo che poi è quello che si è avverato in campo, sapendo che il Treviso col cambio allenatore forse aveva dato un'indicazione forte su quella che sarebbe stata poi la proposta in campo. E il rammarico è questo, che probabilmente do dei meriti ovviamente all'atteggiamento del Treviso, ma oggi faccio un po' fatica a riconoscere la mia squadra, quindi assolutamente concordo. Non è assolutamente una partita in linea con quello che avevamo preparato, e rammarico che ovviamente siamo stati penalizzati da due gol che dovevamo assolutamente evitare.